Allora, innanzitutto è un roguelike molto alla, non so, alla Doom, per come è fatto. Adesso lo vedete. Facciamo subito gioca. Buongiorno. Questa qui è la base, intanto. Grazie, tia Matt. Grazie, tia Matt. Non c'è Mark stasera. Non c'è Mark stasera? No, adesso non c'è, stasera adesso facciamo. Non Stasera facciamo trial. Per come ci siamo. Io spero si veda bene con il mio bitrate. Perché è veramente molto frenetico. Sì. Non benissimo, ma comunque. E adesso Sì, non si vediamo. vede Poi subito. facciamo una partita. Poi in caso si vede del cacchio. C'ho sempre Detzel che è sempre bello da vedere. Allora, dicevo, questa. Stai zitto però, Jasper. E che palle. Questa qui è la base da dove si prendono le missioni. Dove si fanno i potenziamenti che devo andare a vedere. Dove si prendono i potenziamenti per la tuta. Sono già a posto. Esatto, ti amo. Ti fa venire in mente Gunmi Ship? E non è del tutto sbagliato che ti fa venire in mente le Gunmi Ship, quelle di Kingdom Hearts. Perché c'è una cosa particolare di questo gioco. Tanto qui vedete, è tutti i pop-up di spam, perché io ho preso un nucleo di una navicella aliena, l'ho installato nell'intelligenza artificiale, però era un virus, quindi mi compaiono tutti i pop-up delle palle intorno. E c'è una cosa che ricorda molto le Gunmi Ship, ossia come si fanno le armi, perché io qui ho braccio sinistro e destro, e le armi me le faccio io, come le Gunmi Ship. Adesso ve lo farò vedere. Allora, qui abbiamo quattro missioni. Quali risorse per la resistenza? Ricompensa, cos'è questo? Sono motivi validi per distruggere questa nave, scegliene uno qualsiasi, molto bene. E questo qui, parto con l'equipaggiamento già fatto. Io voglio fare questo, che c'è, non so cos'è, quindi facciamo questo. 3, 1, quello lì credo sia a livello di minaccia. Equipaggiamento si può partire solo con una roba, molto bene. Qui si può scegliere con che parti partire, capito? Parti partire. E noi prendiamo il blaster pesante. I virus come negli anni 90, esatto. Allora, vedete, qua ci sono questi affari dove si creano le armi. Adesso io ho solo una parte, vedi, qui c'è il socket, ci clicco e ci posso mettere questo, perché c'è solo un socket, quindi posso metterci solo una roba. Ci metto il blaster pesante, l'ho messo nella mano sinistra, nella destra, vabbè. Fa lo stesso. Stanza 1, livello minaccia 2,30. Cacchio. Ho preso un'arma molto lenta per iniziare. Ok, quello l'ho distrutto. E che cazzo, e che cazzo. Oh, questo l'ho distrutto. Vedete anche la guida. Ok, e abbiamo fornuto una stanza. Dove andiamo? Di qua, di là o di qua? Un crafting di armi simile a Dead Rising? No, è simile alle Gunmi Ship di Kingdom Hearts. Vedere, cacchio, ma questo è difficile. Voglio tornare indietro. C'ho un'arma di merda. I nemici Niente. droppano roba. E droppano monete.
Tra l'altro di fianco vedete le barre blu, che sono... Come si dire, quante? Fammi distruggere prima questo. Ok, l'ho rotto, che macello! Roguelike, sì, è un roguelike, sì. È meglio più quello di farlo più. Che macello, non capisco un cazzo. Figuriamoci voi. E anche in multi c'è la COP da agosto. C'è la COP da 2 in teoria. Da agosto c'è la COP da 2. Ah, da agosto, ok. Beh. Sto perdendo un botto di vita, ma questa qui è una stanza difficilotta. Allora. Andiamocela con calma. Chi ha bussato? Chi è? Il nano cattivo. No, il nano cattivo no. Devil God. Grazie mille, gentile. Perché ci sono i nani, vabbè. Grazie, grazie mille. E mi ero incastrato nell'angoleino. Però questa stanza, se non ci muoio, ma è molto probabile visto l'arma che ho, da un sacco di monete. E io non ho vita, se mi colpisco un'altra volta ci crepo. Comunque è un roguelike in 3D, sono morto. Ehi, sono partito con un'arma troppo lenta, purtroppo. Ci riproviamo fortuna, magari. No, sembrava giusta la mira. No, la mira è giusta. La cura era finta, che le cure quelle di verdi ti curano di un quadratino, quindi non è che ti curano granché. Stare attenti. Allora, adesso mi dà due slot, perché? Ah, sono cambiate. Minaccia 3, minaccia 2 con due slot, facciamo questa allora. Allora, questa volta facciamo così. Prendiamo una lenta, una canna canna, prendiamo, e prendiamo anche un'arma. Qualche tipo di progress? Sì, cioè, con l'esperienza poi ti puoi, fuori dalla partita, che nella partita ti fai le armi e tutto, fuori dalla partita ti puoi potenziare la tuta, quindi aumentare la salute, i salti che puoi fare, la velocità di movimento. E ci prendiamo il blaster normale, allora, dai. Va. Era perché il nemico si spostava che ti è sembrato che il mirino era full cute. Allora, vediamo. Qua ci mettiamo la canna canna. Qua ci mettiamo il blaster. Questo molto bene. Questo è un po' più veloce. Veramente Bruno Zanzibar, guarda. Che costa abbastanza. Comunque visto. Eh sì, non costa. Non è poco. Un prezzo abbordabile. Qua. Sì, è un roguelike. E questa stanza l'abbiamo liberata. Sì, costa abbastanza. Con le monete di gioco, quelle gialle in alto a sinistra, e ci compriamo le robe al negozio, che lo vediamo qui adesso. Prima quel cazzillo lì. Cacchio, l'ho preso tutto, ci sono passato di fianco. Ok. Ha una cadenza di fuoco molto ridotta, però è un cannonone. Adesso vi faccio vedere il negozio.
Allora, ci sono questi qui che sono dei potenziamenti, queste sono armi e questi sono connettori, ossia per connetterti, cioè sono dei socket. Quindi io mi prendo questo. Ma la signorina Felicia. Ma ciao! Grazie, Felicia. E mi prendo un altro blaster. Questo qui cos'è? Un lanciarazzi. Prendiamo anche quest'altro connettore. Questo lanciarazzi. Abbiamo due monete, quindi posso prendermi anche questi. Questo è un connettore, mi prendo Ciao questo. Felicia. E adesso è il momento di fare la nostra gunship praticamente. Allora, togliamo questo. Nel socket ci mettiamo questo qui. E adesso abbiamo tre spazi. E possiamo continuare a mettere socket su socket, fare delle robe incredibili volendo, eh. Cacchio, però sai che mi sa che non serve a niente il socket questo qui perché è comunque troppo grosso. Aspetta, allora se io ci metto l'altro, facciamo un po' più di spazio tra una cosa e l'altra, vediamo un po'. Se ci metto questo qui, qua ce lo posso mettere, non mi ci sta. E niente. Allora, aspetta un attimo, eh. Ah, quindi è brutto. Proviamo a prenderlo, vediamo se posso fare le fantasticherie. No, non credo mi serva qualcosa. Quindi no, niente. Lo lasciamo così. Aspetta, allora. Ci rimettiamo questo. Non ci mettiamo un cazzo perché tanto. Beh, sì, che mi aumenta. Ci posso comunque mettere l'altro pisello. Quindi qua ci mettiamo. Ho sbagliato di nuovo. Qua ci mettiamo il canna canna. E qui ci mettiamo. Non mi ci sta. Ah, sì, se lo metto da questo verso ci sta, che mi aumenta il danno. E mi diminuisce il rinculo. Quindi una l'abbiamo fatta, adesso facciamo questa qua. Qui ci possiamo mettere tutto quanto. E qui mi ci sta anche il lanciarazzi, che con queste due armi non è che ci sta granché, però naturalmente più roba ci mettiamo e più energia consuma, che l'energia è quella azzurra di fianco. Molto bene, dai. Allora, possiamo andare di qua che c'è una sfida, o di là che è normale. Andiamo a fare la sfida noi. Livello minaccia 2,90. No, stiamo leggendo. Io purtroppo non conosco il gioco. Ah, cacchio, c'è la barriera. Devo ricaricare le armi. Oh, mica, come vanno giù adesso, pezzi di merda. Anche un pelo di vita. Ah, non mi, io pensavo mi lanciassero. Ma Infatti. siamo pazzi? Anche un altro negozio. Molto bene. Andiamo a vedere quest'altro negozio. Parafulmine, danni 40, cadenza di fuoco 1. Non mi serve un altro shockite. Tanto spendiamo 2 per riprenderci un po' di vita. È frenetico come gioco, ma è un classico Eh sì. roguelike, quindi. Appunto, ripeto, un roguelike in 3D è particolare. Vieni, Uchikaze. 8 mesi, 8 proprio come i 7 nani. Come? È morto.
Allora, guarda, facciamo così. Ma adesso ci dovrebbe stare... No, il blaster in linea. Anche se ha della cadenza di fuoco poca. Guarda, però... signorina Little Red! Ciao! Un nome che non riesco mai a dire. 20 mesi. Che cazzo. Allora, vediamo un po' di fare le cose ben bene qui. Non c'è per Switch, no. Questo gioco effettivamente per Switch poteva anche stare. Vabbè, ma è tutti sto genere di giochi in realtà. Per Switch, no. Allora, se io metto questo così. No, non lo voglio mettere nel mezzo, però. Allora facciamo così. Però c'è per PS, per le altre console c'è. Però anche questo qui mi occupa gli spazi. Allora era meglio l'altro. Bisogna avere un po' di ingenium. Quindi se io qui ci metto il lanciacazzi. Qui ci metto il lanciacazzi. Poi qui ci posso mettere il connettore così. E quassù posso metterci solo il parafulmine. E però vabbè che c'ha quasi lo stesso danno del canna canna. Se io faccio così, che fa un pochino da prolunga, non servirà a un cazzo, non servirà. Però infatti Pierpollo, però che palle. Mi scuso, sempre solo quelli. Ci mettiamo questo qui. Va bene così, dai. Va bene, dai. E che probabilmente questo gioco qua dopo un po' ti stanca l'ambientazione, soprattutto uguale. Non so come va avanti, quindi. Ostia, per Switch non lo so, perché è proprio no, per PC. Sì. E anche per console, comunque c'è anche questo qua. Sì, però... Cioè, così frenetico, non giocato col mouse... Ah, beh, è vero. Mi darebbe un po' fastidio. Qua c'era un'altra stanza. Non c'è un cazzo di qua. Allora... Fortissimi. Ehi, là c'è una moneta, mi serve. Me l'ha data? Penso di sì. Sono le armi da melee? Oh. Da prendere non lo so, mi sono incastrato. Cresce in quarta difficoltà e raggiungo qualcosa in particolare qui. Magari su una scala di 5. Non lo so su che scala è. Preso tutte le cosine. Quello che è la prima persona se aiuta o che in questi giochi. Sicuramente sì. Cioè, un gioco frenetico così, sì. Oh, questo volevo io. Carica energetica. Cadenza di fuoco 20. Ok, questo qui lo posso mettere con gli altri. La prima volta che sto trovando così tante robe. Aspetta, facciamo così. Adesso abbiamo questo qua che è bello largo. E qua ci sta tutto. Più o meno, Aspetta. Più o meno. Facciamo sempre così, va là. Ok, poi qui
ci mettiamo questo e qui ci mettiamo. No, lanciarazzi, dai. Aspetta. Io ci metto questo che è un po' più, fa un po' da prolunga. Mandate space per la componente armi con un pizzico di pure. Dai. Allora, aspetta. Pensiamo. Allora, qui dovrei sistemarlo però così. Ok. Qui il parafulmine. Dai! Ci metto il connettore, questo qui lo metto qui, il parafulmine. Ah! Posso. Cos'è che viene fuori scritto conflitto di collisione? Ma cosa? Eh sì, perché non li puoi mettere troppo vicini se non sbattono. Conflitto di collisione? Eh sì. Oh, abbiamo fatto una bella situazione. Un'arma un pochino grossa, ma dai. Mentre di qua, tu metterai al posto di questo quello che ho comprato. Carica energetica, che dovrebbe essere più veloce. Vediamo un po'. Cacchio. Invece qui lancio le cose catastrofiche. Molto bene, andiamo avanti. Qui c'è un pacchettino. Oh, una monetona. Grazie. Quello minaccia 380, ma noi ormai siamo utente. Ehi, ehi. Ma queste sono, si autodistruggono, bastardi. Stronzi. Ok. Ma c'è un altro negozio là. Non so se puoi rivendere gli oggetti. No. Ma non che serva. Ah, Mr. Zen. Ah, un altro canna canna. Però non ci sono connettori, quindi non posso farci un cazzo. Andiamo. 4-10 minaccia, mi sa che non ci sono mai arrivato a minaccia 4-10. Un attimo. Aia, aspetta. Altro, guarda, cioè io non ho fatto niente, mi spinge all'indietro. Vero? Un altro negozio, ma abbiamo finito, quindi. Ma forse c'era un coso, perché lì c'è la stanza verde che è quella co-op, finale in teoria. Cioè, sì, dal mese prossimo hanno detto che mettono la co-op. Sì, perché infatti se vedete qua ci sono due cosi, sono sempre in due. Che fare? Questo consuma un botto di energia, però non è mai abbastanza. Facciamo le cose in grande. Vediamo un po'. Allora, qua bisogna fare una situazione. Allora. Qui ci mettiamo. Ostia, non mi ci. Ah sì. Voilà! Cacchio. 198 danni al secondo. Molto bene. E qua ci posso mettere qualche cos'altro a questo punto. A vedere se io qui ci metto il connettore questo qui.
posso metterci sia questo che questo. E cacchio, diamo 4 a 10. Sì, c'è un'ultima stanza prima del traguardo, ma non è vero, e qui non serviranno mai a niente. Ah, ho finito. Ho raccolto un po' di parti comunque, perché le parti quelle lì le puoi tenere poi per la missione dopo. Tipo di solito puoi partire con 3 o 4 oggetti a tua scelta. Vedete, adesso la barra viola, io sono salito di livello, quindi adesso posso andare nell'armeria. Posso andare nell'armeria e aumentarmi una di queste cose qui. Energia magica, tassi ricarica energia, danni pugno, raggio rilento, segreti. Che io i segreti non li ho mai trovati, forse prima una cura ho trovato, ma... Chiedono se c'è una upgrade per l'energia massima. E penso di sì. Allora, resistenza ambientale... Energia massima però è bloccato. Quindi mi aumento... Ovviamente la ricarica dell'energia per adesso. Laboratorio armi. Abbiamo preso una crafting armi, usala per fare esperimenti. Ah, ok, una. Col poligono di tiro. Va bene. Quindi cosa c'è? Open for business. Ma. Ma cosa mi ha fatto il gesto di Fonzi? Che palle, c'è un po' ancora in inglese. Lost and found. Io. E vabbè, qui si potranno comprare cose a parte. Non l'avevo mica visto che c'era quel coso lì. Di qua ci sono i portali che non li ho ancora sbloccati. Qua c'è la 7. Ah, si può andare anche da qui. Vabbè, andiamo avanti. Io direi di andare con la missione principale. Ricompensa il laser. Cloaking device to this ship. Destroy the ship and we'll be able to locate the mother gunship. Ok. Io spero però si possano vendere invece queste cose, perché ce n'ho veramente troppe. Allora, canne, triplo blaster così, quasi quasi. Vai. So, this cloaking thing. Do we know where it is on the ship? Jasper? I can't pinpoint that. Nonsense. Allora. The whole ship. We know how to do that. Find the self-destruct button, recruit. I can't think of any reason why that wouldn't work. Vai. Ci può stare. Vediamo un po'. Comunque il melee è questo. Quando non c'è. Quando non hai armi. Non so se. Quanta distanza. Perché non è. C'ha un po' di distanza. C'è un negozio. Sono incastrati i cani di merda. Bastardi. Pure quattro. Eh sì. I cani sono sempre di merda. Quanta vita m'han tolto, dai. Infami. Cos'è questo? Contenitore di lava. Nuvola di fuoco più 5. Questo flusso energetico pesante, un blaster. Devo prendere questo. Questo nell'altra mano, dai. Posto. C'erano i cani infami.
Veramente, sono un po' troppo drumano. Adesso non ho in culo. No. Gli archivi servono a me? Ok. Perché c'è anche un po' di trama. Devo arrivare alla Mother Gunship, che è questa navicella aliena. Che ieri gli ho venduto una pizza all'ananas, tra l'altro. Eh sì. Ah, là c'è una sfida, però. Che macello, però, con queste armi. Posto? Non c'è la coppa, ma... dura ancora il me. Allora... quante strade qui? È un macello! Esce ad agosto, ma... ok. Mi ha ridato anche un pelo di vita. Qua ci sono troppe strade. Andiamo un attimo a vedere qua se c'è un negozio. Ma questo chi è? Ma che cacchio? Che Luca Pagliuca. Quale strada mi prendo? Vado a prendere la sfida. Cazzo, livello minaccio 4.30. Io sono con due armi un po' di merda. Sopravvivi per X secondi. Questa è rotta. Facciano la cadono questi proiettili. Dobbiamo sopravvivere per 8 secondi, così almeno ci dà la ricompensa. Anche cure, ci stiamo rifacendo un po' di vita, molto bene. Ah, 6 secondi. Ma che bastardo! Ok, di là c'è il mio premio. Voglio tanta vita come premio. Porca. Un soldone. Ma io volevo la vita. Adesso qui ci crepo. Chi è? Dov'è? Ma che bastardi! No, sono andato nel bozzo. Oh no. Ah, le cose non le puoi cancellare, probabilmente, perché se muori le perdi. Quindi, Team Curly. Le monete però me le lascia. Ok. E non si rimarrà mai senza armi. Vabbè, dai. Riproviamola. Stavolta scegliamo qualcosa di più pesante. Allora, prendiamo questo connettore qui. Dove ci mettiamo due canna canna. Mentre nell'altro
Nell'altra mano ci mettiamo un parafulmine. So, this cloaking thing. Do we know where it is on the ship? Jasper? Adesso siamo lentissimi, però shottiamo probabilmente. We know how to do that. Find the self-destruct button, recruit. I can't think of any reason why that wouldn't work. E una è fatta, e di qua il parafulmine. Molto bene. Oh, Franci, ben svegliata, eh? Io lo so che sei tornata tardi ieri, eh. Cacchio, adesso non ridete più, eh. Tie. Adesso è tutta un'altra storia. Allora, no, abbiamo una mitragliatrice. Della vita. Nove canzoni. I connettori. Danni 25%, questi qui me li prendo per dopo quasi, oppure faccio così. Voilà, è aumentato i danni. Vediamo che sfida ci propongono. Adesso Dante mi sta divertendo, come gioco molto molto bellino. Costa un po' tanto per il momento, però sì, costa tantino. Magari lo tengono aggiornato e robe così, è valido. Se ti piace come stile, uccidi 5 nemici in 15 secondi. Ok, fatto. E che spara i cazzilloni. Ma ci sono fastidiosi quei cosi che esplodono. Allora, guarda che sono quelli di Super Mario che lanciano i missiloni, sono gli stessi, eh. Ce la stiamo prendendo con un po' più di calma, però dai, siamo più efficienti. Posto. Ma che premio del cacchio? Tre soldini. Ehi, ehi. No, World of Guns. Non l'ho mai sentito. Cosa? Dicono che c'è un gioco simile che si chiama Tower of Guns. Ah boh, può essere, non l'ho mai visto. No, volevo la monetina, fammela andare a prendere. Nella lava, frega niente. Tutti prendendoli nella faccia. Aia, aia, ma dai, erano sopra, non li ho visti, sono passato tutto. Devo andare giù di qua.
E non ci vado più, va bene. Fammi vedere qua cosa c'era prima. Negozio, non ci posso andare, devo rompere quelli. Che palle. Ah, la lava, la lava. Un figliocchiato molto divertente. Posto. Beh, sono ancora nemici. Non qui. Dove sono? Sono più nemici, perché non posso andare nel negozio? Magari c'è qualche torretto. Non mi pare. Anche perché effettivamente c'è ancora la musica, però. Sono per caso pirla. Ma questa? No. Insomma, si nasconde. Ho sbagliato di là. Che paura, se passavo non potevo andare in negozio. Oh, allora, blaster pesante. Cacchio, blaster pesante, lo devo prendere. Una stordente di gelatina, com'è? Alloggiamenti più 3, ma non ho poi gli alloggiamenti. Questo è un connettore lungo. Danni più 40%, velocità meno 30%, cacchio. Ho sbagliato, ho comprato quello di fianco. Allora, vediamo qui di fare qualcosa di guddo. Intanto mettiamo questo, perché qui ci mettiamo il sempre il parafulmine, però ci mettiamo questa cosa qui che non so che minchia sia. Mentre di qua dobbiamo riuscire a fare una cosa incredibile. Allora, fammi pensare. Anche per me andrà male. Ma poi guardi la live mentre sei in quella da macellaio. Dai, non posso mettercelo. No. Vedete mai la live di War Dine? Difficile. Ha dato il suo tempo quel gioco. E non posso. E se io... No, perché il lato più meglio è quello. Ma che fastidio. Aspetta, Modulo di precisione. Non c'è nessun connettore. Ma che palle. E allora lo lasciamo così. Embe? No. Probabilmente le armi di fianco non potete metterle, perché sennò cioè non ve le fa proprio mettere. Non è che potete sparare ad custom. Niente. Lo metto di qua allora, blaster pesante. Fammelo mettere al posto di questo. Ok. Andiamo avanti. Oggi, amici, fa un pelo di caldo. Beh, tanto qui al nord da oggi pomeriggio cala di brutto caldo. Saranno un sacco di temporali. State no. No.
Dove cacchio mi sono infilato? Allora, sì, assolutamente non capivo. Sì, in questi casi sono polentoni, vabbè. Non si può mai recuperare vita nei negozi, no? Sì, se c'è da vendere. Ma... what the dick? Io voglio andare a vedere... Aia! Mi sono insacchettato. Che troppe esplosioni. Oh no, mi sono tritato. Sono... cacchio, era pieno di mine là sotto. Uccisione è qualcosa di tagliente che è meglio evitare. Eh sì, era proprio meglio. Nei negozi si può recuperare vita appunto se trovi le croci di cura, che non è che ti ridanno neanche così tanto, però proviamo a farne uno di una secondaria. Questa che si inizia con uno, oppure questa che si inizia con già il prefatto, dai. Ho firmato con armi e armature da giù, prevede l'uso di determinate parti, sì. Va bene. Vediamo un po'. Vediamo che parti sono. Parti hard. Allora, un connettore bello. Cacchio, lancia palle chiodate. E questo qui per fare possibilità di critico. Stasera che fate? Facciamo trials. Quando siateci, trial fusion. Poi non so se stanotte Moro fa la live. Non so più niente. Oggi è appena di sì. Stanotte sì, inizierò un gioco nuovo. Ah, quindi ho ancora due live oggi. Non è niente quello. Vabbè. Vediamo un po' come si comporta questa arma che lancia le palle. Cacchio. Com'è? Iniziare con questa qui non è molto bene, però. No, non gli fai neanche molto fuori. Eh no, devo ricaricare entrambe, devo ricaricare entrambe. Ok, quello l'ho spaccato. C'è della vita che adesso non prendo. Beh, quelli piccoli li trapasso però. Il pugno fa malissimo qua comunque. Ma non da un cazzo quella croce lì. Yeah. Ah, è alla lava. Ah, è alla lava di nuovo. Fammi prendere questo. Grazie. Dov'è il Pierino? Vediamo un po'
connettore già ce l'ho. Vedi, se trovate questo potete comprarlo, vi da due quadratini di vita. Alloggiamenti. Non c'è un cazzo di armi, però. Vabbè. Attizzafiamme. Cadenza di fuoco 1. Ma c'è Mark. Ciao De Mark. Morelli Seno. Allora, vediamo. Adesso tengo di là, tengo comunque il pugno. E di qua faccio questa situazione qui. Allora. Dove qui ci metto il blaster rapido. Qui ci mette la tizza fiamma. Qua questo e qua questo. Diventa un'arma incredibile. Cazzo, ce l'ho tutta davanti. Ho sbagliato. Non vedo un cazzo. Aspetta. Fanculo, che inculata. Devo girarlo dall'altro verso. Non questo. Oh. Che palle. Mi dispiace, Marco, che hai pogato ieri. Mi stanno sulle palle le persone che pogano. Franci, ma ieri sera hai rimorchiato? Dado, che dada. Andiamo a vedere. Pugano, cioè dopo che ho sentito che pugano ai concerti di Caparezza, io veramente... Boh. E troppe robe qua. Troppe... Non capisco un cazzo. Ma là c'è un regalino, una monetina. Però già ce ne ho 10. Qua c'è una sfida e qua c'è il Dada Umpa. Andiamo sul sicuro noi. Non c'è niente. Beh, ha rimorchiato. Così letto Marco. Tiè. Imparate a fare gli alieni come si deve. Alieni. Non so, io perché non so come cazzo sono i segreti in questo gioco, quindi non li sto trovando mai. Sfera energetica. Danni 25, cadenza di fuoco 1.5. Mi serve, eccolo, un connettore. Facciamo le armi. Vai. È a posto così. Aspetta, fammi vedere se c'è. Questo cosa fa? Danni 20%, dispersione più 50, no. Siamo qui. Vai, Linello. Appena dato l'ultimo esame dell'anno, ottimo. Che storia. Allora, buone vacanze. Buone vacanze, sì. Cacchio. Non ci ho preso. Non ci prendo. Allora. Tiè, ciappa lì. Dobbiamo andare a prendere le cose di sotto, però. Auto forder. Ok.
Ossia, qui è un problema. Quelle non le posso rompere. No. Passo! Salve. È che sono lente queste cose che sparo. E non andare così in alto. Ok. Posto, un po' di silenzio. Ehi, quella monetina, quella monetina. Non mi piace molto la build che abbiamo. Tac, che tanto ce l'abbiamo, le cose. Un lanciarazzi, che lo metto... Lanciarazzi e un minerazzi stordenti. Non mi so giocare ad Until Dawn, mai giocato ad Until Dawn. Beh, avevo un'opinione sul giocare ad Until Dawn. Ah, in generale, quel gioco penso sia buono. Non ne sai, non ci ho mai giocato. Beh, l'ho visto... Mi ricordo che ho visto quasi tutta la serie da qualcuno, non mi ricordo. Allora, mi è appena arrivato il messaggio che hanno messo la fibra nella mia via. Vai a controllare prima. Controllano, che sai. Secondo me va ogni tanto a scatti, si sta abbasserando un po'. Tanto sta cedendo la connessione. Adesso non sta droppando più. Però vabbè, tanto ormai... Beh, sempre verso la fine, comunque. Incredibile. Un'ora? Sì, sì, c'ha il limite di un'ora. Ma che fastidio, non lo posso mettere. Metto questo, così, giusto per... Dai, andiamo verso la fine di questo livello, dove... Stanza 5. Purtroppo... sì, adesso sta scattando tantissimo. Beh, approfittiamone, chiudi qua. Sì. Fammi vedere, vi faccio vedere questa stanza come a scatti. Guardate che bella, ho già finito l'energia tra l'altro. Ai cani di merda! Ti piace? Mi sta garbando così. Ma chi è che mi motosega? Vi piace a diapositive? Vabbè, abbiamo finito il livello comunque. E qua. Quindi, boh. Pa. Tac, il pulsantone rosso. A posto. Dispiace che alla fine è andato a puttane. Però non è che è. Quindi dai, noi ci vediamo questa sera con un gioco che non va a scatti, mi raccomando. Eh sì, stasera con facciamo Trials Fusion. E niente, dovrò comprarmi un fegato nuovo dopo. Ah, a stasera, belli. A stasse, buon brandis.